Dopo l'ultima partita contro il Ceretolese, in cui la MSP era passata in svantaggio, ma con tenacia e forza è riuscito a riagguantarla e Samuel ha rischiato addirittura l'espulsione, questa è la classifica, anche se la MSP ha una partita giocata in più rispetto alla seconda. Oggi partita fondamentale contro il Marzabotto, in cui non si può sbagliare. Iscrivetevi al canale perché mancano due partite alla fine del campionato e la MSP ha bisogno del vostro supporto. Ora immergiamoci nella settimana del match. Prima che iniziano gli allenamenti, ragazzi, vi voglio parlare della sponsor di oggi, ovvero OneFootball. Visto che molti di voi siete appassionati alla mia serie che sto portando sul mio canale, ragazzi, oltre a guardare appunto la mia partita sul mio canale, potete scaricare OneFootball per guardare tantissime altre partite di calcio, ragazzi, calcio quello vero. E se vi iscrivete, ragazzi, forse riusciremo anche noi ad andare in Serie C e quindi le nostre partite potranno essere trasmesse su OneFootball. Ragazzi, noi ci crediamo. E voi? Per guardare queste partite vi basta semplicemente seguire questi quattro passaggi. Accedere all'app, vai su partite, clicca su guarda e seleziona la partita. Mi raccomando, scarica l'app dal link in descrizione o se ti è più comodo, inquadra questo QR code che è qui sopra e vai su OneFootball. Eccoci qui alla 24esima giornata di campionato di prima categoria. Si affronteranno Marzabotto e MSP Calcio, sfida decisiva che può decidere il campionato. Ecco i giocatori tutti pronti. L'arbitro fischia ed inizia la partita. Forza MSP. Prova subito ad andare avanti. Bello il lancio lungo per Tana, che la passa a Ricciardo. Arriva Goyormella, sempre lui, ha il pallone, Goyormella, ancora va avanti, prova a farla filtrare, il pallone arriva a Crippa, va Crippa, bravissimo con la finta, Crippa il tiro, quella palla va dietro, prova la conclusione, ma fuori. Calcio e punizione per l'MSP, sarà Paci a battere. Allora palla che filtra il tiro, 1-0, clamoroso, subito Paci di punizione. La rasoiata clamorosa porta in vantaggio l'MSP. Che gol di Paci. E allora 1-0 e si va avanti. Bellissimo il dribbling, anche fortunato. Va avanti Crippa. Cade a terra ma nessun calcio di rigore. Va avanti Goyormella. Bello il passaggio filtrante per Tana. Ha la palla e la scarica verso destra. Può provare il cross. Ancora il pallone, doppio passo. Prova ma niente, calcio d'angolo. E allora si riparte con Goyormella, che ha sempre il pallone, bello lo stop di Mancino, va ancora avanti, la passa in mezzo per Crippa. Crippa può provare il tiro, a giro Mancino, ma fuori. Palla sulla fascia sinistra, bellissimo il passaggio, ancora la palla per l'MSP, la scarica dietro. Bello ancora l'inserimento in mezzo, ancora il Mancino, questa volta Goyormella simile al tiro di prima, ma fuori. E allora anche il Marzabotto non è da meno, vuole riagganciare questa partita e allora attacca, va avanti, c'è il fallo, calcio di punizione. Batte in mezzo, c'è il colpo di testa, la palla finisce fuori dallo stadio. Bellissimo colpo di tacco di Goyormella che la passa a Licciardo, può scaricarla per Crippa, è da solo davanti al portiere, Crippa si coordina, ma la palla viene respinta dal portiere. Calcio d'angolo per il Marzabotto, la palla arriva a Comastri che la butta via. Ma ancora Crippa sulla fascia destra, se la sposta la passa per Goyormella, prova l'1-2 ma niente, ancora Goyormella tira, murato dal difensore. Va avanti, lancio per il Marzabotto sulla fascia sinistra. Vediamo cosa farà, entra in aria ancora, prova il mancino in mezzo, stoppa Comastri. Calcio di punizione per il Marzabotto, c'è la palla in mezzo, c'è l'attaccante da solo! 1-1 nel Marzabotto, errore difensivo molto grande dell'MSP che ha lasciato tutto solo e da lì non poteva sbagliare. Marzabotto 1, MSP 1 a fine primo tempo. E allora si riparte subito con il secondo tempo, l'MSP prova ad andare in vantaggio subito, ma Licciardo non stoppa. Sempre prova ad attaccare a profondità, bello il passaggio in mezzo, c'è Licciardo, il tiro!
palo clamoroso. Ha spaccato il palo che sta ancora tremando. Bello il lancio per Goyormella. Riesce a raggiungere il pallone. Sempre sulla fascia destra. Va ancora Luca. Goyormella lo dribbla, bravissimo. Va avanti in mezzo all'aria. Goyormella cade a terra. L'arbitro fischia, ma per ammonizione, e dà quindi cartellino giallo a Luca Goyormella. Fa il marzabotto sulla fascia sinistra. Cross in mezzo, colpo di testa alto. Va avanti la MSP con Licciardo in mezzo, che però non riesce a prenderla. Allora c'è Buonaccorsi, la spara in alto. La MSP ci crede. Ripartenza dal basso con Comastri. Belli passaggi qui. Provano a fare un po' di possesso e ad attaccare la profondità, andare verso la porta perché vogliono trovare e cercare il 2-1. Intanto bello questo tunnel. Calcio champagne da parte dell'MSP. Bellissimo questo lancio. Va avanti. Ancora palla per Licciardo. Colpisce di tacco ma sbaglia. Ma ritorna ancora lui Licciardo di testa. Era un passaggio ma diventa un tiro. Comunque bella azione dell'MSP. Calcio di punizione. Prova a lanciarla in mezzo. Ci arriva il portiere che la salva. Tiro cross. C'è poco tempo, la MSP non può pareggiare questa partita se vuole rimanere in corsa per lo scudetto. E allora va avanti sulla fascia sinistra, bello il dribbling, dribbla anche il secondo, va, prova a passarla in mezzo, murato al difensore, reclama un fallo di mano, ma l'arbitro dice che non c'è. Ci sono le proteste ancora del numero 8, che però viene ammonito dall'arbitro. Ultimi minuti della partita, il marzabotto vuole ribaltarla e allora è qua davanti al portiere, ma il difensore la prende. Qui aveva tutto il tempo nel mondo ma l'ha sprecato. Rimessa di Buonaccorsi, la passa con Goyormella, ha lo spazio per il mancino, lo prova, altissimo. E allora finisce qui la partita, marzabotto 1 MSP 1, un pareggio che non ci voleva, ma lo scudetto è ancora lì. Ragazzuoli, sono appena tornato, sono tornato da un lungo viaggio, purtroppo non sono riuscito a spostare questo viaggio. Ho potuto seguire tramite una videochiamata in tribuna un po' la partita quando appunto ero via. La partita è stata una partita in cui sono state sprecate tante tante occasioni. Si poteva appunto chiudere nel primo tempo con tante occasioni sprecate, mancate, però vabbè, alla fine è andata così. Anche nel secondo tempo la squadra non è riuscita a rigirare bene. Ragazzi, è un pareggio che fa molto molto male a livello proprio di classifica, perché il Placi ora come ora è primo in campionato a 1. Il problema qual è? Che adesso il Placi ha due partite in più da giocare, quindi, e siccome loro stanno andando molto bene e non ne hanno perso neanche una fino adesso, sicuramente queste due partite le vinceranno. Se dovessimo rimanere secondi andremmo, ragazzi, ai playoff contro la terza o contro la quarta, adesso dipende chi vince tra i due. Però sì, andremo ai playoff e sarà una partita secca in cui si deciderà tutto, proprio la finale playoff. Chi vince va in promozione, chi perde rimane in prima categoria. Quindi ragazzi, sarà ancora più bella da seguire. Io adesso che sono tornato sono ancora più carico, arrabbiato perché non sono riuscito a dare una mano alla mia squadra, però le speranze non sono perdute. Quindi ora sono tornato, siamo ancora più carichi che mai e ho sempre più voglia di dare una mano alla mia squadra. Quindi ci vediamo all'ultimo di campionato e se va come deve andare ai playoff, ragazzi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, scrivete qua sotto un commento e fatemi sapere se ci credete oppure no in noi. Dai, forza MSP e ci vediamo alla prossima partita, ragazzi. Dai!